Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Il cuore umano ha una porta che si apre solo dall'interno. Se noi a volte facciamo fatica a credere in Dio, in Gesù Cristo, anche Lui fatica a farsi credere vivo e reale in mezzo ai Suoi discepoli. Gesù in persona stette in mezzo a loro, sentiremo dire nel Vangelo di questa domenica. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Noi non siamo sconvolti forse, ma un po' increduli sì. Ed egli domanda: perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che ho io. Avete qui qualcosa da mangiare? Noi ad ogni Eucaristia portiamo pane e vino, che lui poi ci ridona come il suo corpo e sangue con l'invito a mangiarne. È l'ultima riprova tangibile che lui è davvero tra noi vivo. Ma per quante riprove possa darci, nessuna di esse basterà a toglierci dubbi e perplessità. Il cuore, dicevo, è una porta che si apre solo dall'interno, e a volte il cuore è indurito come pietra. Cos'è che può indurirlo a tal punto? Convertitevi e cambiate vita, ci viene detto la prossima domenica, perché siano cancellati i vostri peccati. L'anziano apostolo Giovanni, dal canto suo, esorta: «Vi scrivo perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, sappia che abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, vittima per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo». Gesù stesso poi, nel Vangelo, conclude il suo discorsetto a quei discepoli increduli con queste parole: «Nel mio nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati». Qualcuno penserà: ma insomma, sempre con questo peccato, non fate altro che parlare di peccato voi preti? Ma possibile che la Chiesa non sappia dire altro? Ebbene sì, forse potremmo adoperare altre parole, ma la realtà non cambia di molto. Infatti, non è di molti anni fa la diagnosi, proveniente da una fonte tutt'altro che ecclesiastica, che presentava gli italiani adulti come aggressivi, insoddisfatti e paurosi, incapaci di controllo delle loro pulsioni, con una crescente fragilità dei legami e delle relazioni sociali. Ogni individuo tende ad essere regola a se stesso. Al che dico: sì, evitiamo pure di parlare di peccato se volete, ma tutto questo che cos'altro è? Dio ci vede bene, e se ci parla spesso di conversione e di perdono di peccati è proprio perché è l'unico che ci vede bene. Nessuna meraviglia se a volte è faticoso credere, ma che almeno non ci sia quel peso sul cuore. Lasciamo che Dio ce ne liberi. È per questo che Gesù, il vivente, viene tra noi la domenica ad ogni Eucaristia. Buona domenica!